Ciao beautiful friends, buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video blog, però non so di quanto. Se oggi 20, cioè vabbè, oggi che è 20, anche il 21, cioè faccio due giorni. Sì, che poi il video uscirà il 22, il giorno che dovrebbe uscire. Comunque ieri sera mi sono fatte le unghie. Vabbè, comunque prima di iniziare il video vi invito a lasciare un bel like, commentare qui sotto se vi è piaciuto il video, attivate la campanella così non vi perdete nessun video, e l'ultima importante cosa, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi. Iniziamo. Stavo dicendo che mi sono fatta le unghie, che ora vi faccio vedere. Allora, queste qua praticamente sono le unghie corte, non lunghe. Allora, se vedete, vedo bagnata qua perché mi sono messa la pomata, e poi vi spiego cosa è successo. Vedete, queste sono le unghie che ho fatto ieri sera, che ho finito praticamente l'una e qualcosa di notte. Come avete visto, ho fatto le unghie. Allora, scusate per i capelli, ma oggi faccio lo shampoo. Sì, faccio lo shampoo perché comunque devo fare lo shampoo alla doccia. Comunque se vi porto con me a vedere come appendono il quadro, se insomma qualcosa riesco, vediamo, non lo so. E questo è, poi si pratica. Sono perché mi sono addormentata, erano le due passate. Faccio sempre le piccole, vabbè, vada. Oggi non so cosa farò, tanto comunque vi porto con me in questa giornata. Io penso mi riposo un po', oppure sto su TikTok, vediamo, non lo so. Comunque vedete, se le unghie sono bellissime, mi piacciono. E comunque stavo dicendo, qui sopra c'è la pomata perché 2-3 giorni fa mi ha pizzicato, punto un grillo, e si è fatto buio. Cioè io bucavo la cosa, però non del tutto, la bulla, non c'era niente. Però stamattina ho bucato la bulla e usciva un po' di pulse, non so se era pulse o se era liquido, non lo so. Però comunque ora diciamo che fa male di meno. Vedete, ancora c'è la pomata, vedete, c'è ancora la pomata sopra. Che odio, quanto muzzica questo qualcosa. Era un grillo, però brucia un po', però dobbiamo sopportare. Vabbè, devo mettere anche la pendola. Sì, ora venite con me a mettere la pendola. Sì, venite con me a mettere la pendola. Prendiamo la pendola. Aspettati. Ho messo la pentola, faccio vedere. Qui ho messo la pentola per la pasta. Avete visto? Ho messo la pentola per la pasta. Qui, dopo un po' di tempo, sono ritornata. Comunque ho il bastone del selfie, quello che fa i selfie, che
praticamente faccio, insomma, un video, registro. Comunque sono sempre con il mio mitico vendenatore, che non può mai mancare perché va caldo. Allora, vi devo dire una cosa di sta ieri sera. Allora, vabbè, comunque sono ritornato, ho mangiato, dovevo mangiare la mozzarella, però mi sono dimenticata di andare a comprare e mi sono mangiato qualcos'altro. Oggi c'è il bel tempo, una volta va il sole, una volta viene, una volta vabbè, e non fa niente. Questa è ora, sono qua, sono sul letto, che vorrei riposarmi se riesco, non lo so. Questo c'è, niente. Ok, ora do la notifica. Comunque, se vabbè, e insomma, questo è. E cosa voglio dirvi di più? Non lo so. Comunque, ho mangiato tutto quanto, cucinato, tra l'altro, ho cucinato anche. E vi ho fatto vedere che ho preso la pentola e ho messo l'acqua. Comunque, devo dire, registrando con questo selfie, bastone dei selfie, mi trovo moltissimo. Comunque, scusate per i capelli, ma più tardi mi farò un bel shampoo, perché sinceramente non so se li porto con me, però lì non, cioè, non mi porto il bastone, perché sono veramente... Comunque, vi racconto un fatto ieri sera, aspettate. Eccomi, ogni tanto faccio... cioè, vabbè. Vi racconto un fatto ieri sera. Allora, ieri, come vedete, non ho messo i lenzuola, faccio vedere, non ho praticamente non ho messo le lenzuola, mi sono dimenticata ieri. Ok, mi sono dimenticata ieri di mettere le lenzuola, neanche oggi le ho messe, e io ero con il ventilatore a 3, raga. Ieri sera ho dovuto prendere il plaid perché mi stavo morendo di freddo. Cioè, il giorno fa caldo e la sera, diciamo, che fa un po' più, diciamo, freschino. Però ieri sera dovete prendere il plaid. Ora non mi fa freddo, ce l'ho a 2, però almeno ne metto a 1, sinceramente. Veramente, cioè, il plaid lo dovetti mettere, lo dovuto mettere addosso il plaid, però a parte perché non c'erano le lenzuola, cose, però dovete mettere il plaid. Cioè, il giorno, durante il giorno fa caldo, diciamo che fa caldo, e la sera, diciamo che fa un po' più freschino, quindi sì. Non guardate i miei capelli, ma dopo devo andare a fare lo shampoo, che sono sozzi. Però lo shampoo e vi porto con me stasera, diciamo, vediamo. Comunque è appena uscito il video, vabbè, ora vado a vedere un attimo il video, vabbè, ci vediamo tra poco. Bacio. Rieccomi dopo un po' di tempo. Comunque, mi sono lavata, ho fatto lo shampoo, ora mi sono messa questa vestina con questi sandali qui, ho messo gli orecchini. Tra poco si esce, si va alla processione. Comunque molto bella questa veste, io l'adoro, super tops. Ecco qua dove arriva.
quadro, ho filmato la banda, ho filmato quando appendevo il quadro, però ho filmato anche l'angelo che cantava, però non ancora non ve la faccio vedere, mi tengo quello per me, perché comunque il privacy non è no, per me no. E niente, comunque ho messo un fazzoletto e un po' di scotch, perché comunque mi fa male, so che non si dovrebbe mettere, ma lasciamo stare. Comunque qui ho il ventilatore e questo è. Ora mi levo gli orecchini. E anche stasera mi sono dimenticata di mettere il lenzuolo. Stop! Se fa freddo mi metto il pelt, come feci ieri sera. Mi sa che lo prendo. Per eventuali. Per eventuali cose che faccio vedere anche il pad. Ce l'ho qui dentro, eccolo qua. Per eventuali fresco, faccio vedere. Comunque questo qui il pad. Ora lo sistemiamo così da poterlo mettere, così me lo metto già preparato. Ok, ma ecco qua, senza così, perché ogni volta mi dimentico di mettere le lenzuola. Domani non deve scappare, devo mettere le lenzuola. Domani non mi devi dimenticare, devo mettere il lenzuolo. Comunque sistemato, un bello morbidoso, cioè vedete dentro com'è bello. Allora non è che fa proprio il freschino avendo il ventilatore, però ieri sera avendo il ventilatore a 3, perché io lo metto, avevo il freddo, quindi ho messo il pad. Ora ce l'ho uno, però c'è un po' di freschino, ma non del tutto, però è il top, lo metto, cioè io mi inquadro metà faccia. Vai. Comunque se mi vedete, questo c'è, questo coso qua, questo intruglio ce l'ho salito. Questa settimana mi appunto un grillo, il giorno dopo si fette subito la bolla, si gonfiò, però c'è una bolla, però pungendo per vedere se c'è qualcosa, non c'era niente, però o c'era, oggi ho provato a farlo e c'era o il livido o il polso, non ricordo, e ancora comunque fa male. Metto il ghiaccio tutto quanto, la pomata, infatti ho messo anche la pomata, ho messo il ghiaccio, questa cosa, e comunque fa male, c'è brucia. Perché io oggi ho fatto colavo, cioè ho aperto un po' di bolla e è uscito quel coso, cioè non so se era polso o se era liquido. E allora ho detto ok, facciamo, e ho messo questo. Vabbè, comunque nada, io sono a casa, sono ritirata, sono le 11, ora vado a fare delle storie su Instagram, Facebook, WhatsApp e TikTok, e noi ci rivediamo domani. Buongiorno, video influenza. Allora sono le ore 14:38, diciamo le 3:20. Vi do il buongiorno a quest'ora. Comunque oggi è domenica 21 agosto. Questo è il secondo giorno che registro il vlog. Comunque oggi è 21 agosto. Vi do il buongiorno a quest'ora perché stamattina ho fatto colazione, come avete visto. Sì, come avete visto, ho fatto colazione con il pan carré,
messo, allora, ho preso il pancarré, ho messo la Nutella finta, poi l'ho fatto come avete visto, e le ho fatte un po' brustolite, un po' far fare un po' croccanti. Diciamo che erano buone, ma non tanto, no, perché non erano, mi è piaciuto proprio parecchio il pancarré quello lì. Mi piace di più quell'altro pancarré, non questo qua, quello per fare i tramezzini, quell'altro senza crosticina. Vabbè, ho fatto fare un po' la crosticina, cioè ho fatto fare un po' croccante quello là, però non mi è piaciuto quasi del tutto. Comunque, beh, ho messo a posto un po' la stanza, cioè ho messo, ho fatto, insomma, il letto come avete visto. Perché un po' ogni giorno mi dimenticavo di mettere a posto il letto. Infatti ieri sera ho dormito con il plaid, un'altra volta, che facevo, cioè, non è che facevo proprio quel freschino, però ho messo il plaid e si stava super super bene. Comunque poi ho mangiato oggi, ho finito verso l'una e qualcosa, non ricordo. Ho mangiato la passatella, la parmigiana, la pasta e i peperoni. Cioè, la mia pancia subito scoppiava. E questo è, cioè. Ora dovrei un po' riposare, così. Ah. Mi verrei riposare, vediamo. Non lo so. E questo comunque, ho messo a posto un po' sui lì, sulla finestra, ho messo a posto questo, l'ho spolverato, ho spolverato sulla finestra, c'è la candela accesa, ho pulito per terra con l'aspirapolvere, lì, non guardate, lì ci sono l'infradito e i santali. Stavo dicendo, lì un po' di infradito qui, sotto c'ho l'infradito e insomma quant'altro. Ora mi riposo e ci vediamo più tardi, dove vediamo se riesco a dormire un'oretta. Rieccomi, sono qui, sono in cucina, guardate il ditino. Questo è il dito, eccolo qua. Comunque sono in cucina che sto per far merenda, faccio merenda tardi, che sono le 6:20, no, che sono le 20, sono le 6:10. Ora farò il merendino qui, cioè io mi prendo sempre mezza faccia, cioè non prendo tutta la faccia, prendo sempre mezza faccia. Qua mangio, qua lo mangerò nella mia stanza. Sono qua, vedete, qui faccio questo qua, questo è un pancarré un po' brustolito. Cioè, è la luce, vedete? Guarda come fa. Ok, vabbè, noi ci vediamo tra poco. Allora, ecco, sto a fare merenda con il pancarré che avete visto. Ok, ma perché io mi riprendo sempre mezza faccia? Allora, va bene, riprendo sempre così. Va bene, ora faccio merendina. Ci vediamo tra poco. Rieccomi. Comunque, ho fatto merendina. Ok. Comunque, volevo dirvi, allora, ho riempito questa di acqua con il ghiaccio. Volevo dirvi una cosa. Come, allora, praticamente mi vedete sempre che sono qua. Allora, io questa sono, guardiamo un attimo. Penso che sarà molto lungo, 10 minuti questo vlog.
volevo dire una cosa precisamente. Allora, spesso e volentieri mi dite che sono qui nella stanza, quindi quando ero accesa la bandiera stavo dicendo, allora aspettate un attimo, ok, allora spesso e volentieri mi vedete qui nella stanza, ok, io purtroppo sono così anche nella vita reale, sono così anche come mi vedete, sono così proprio nella vita reale praticamente. Ecco, ti pareva, mi ha mozzicato una tanzara sotto al piede, sotto al dito, vabbè, sto dicendo, come mi vedete qui, così sono nella vita reale, così sono, praticamente. Beh, mi hanno musicato tutte le zanzare. Stavo dicendo, sono proprio così, sono fatta così. Praticamente mi vedete quasi sempre che sono a casa. Io ho, diciamo, un'amica che vedo ogni tanto, raramente, non spesso, raramente. Questa, una sola ne ho. Praticamente tutti, non voglio dire le parolacce, perché qui non si dicono e poi dopo, insomma, bloccano il video. Tutti gli amici che avevo se ne sono andati a quel paese, devono andare tutti a quel paese, ok, no, devono andare tutti a quel paese, perché tutti questi bip di non dico si sono allontanati da me. Io ho sofferto di bullismo dalle materne fino alle superiori. Chi ne vede più, per me possono andare anche a quell'altra parte del paese, al paradiso possono andare, perché mi hanno fatto tanto male, tanti dispetti, tante cose di ogni, mi hanno fatto di ogni, di qualunque cosa. Allora, cioè, comunque brucia ancora il dito. Allora, qui non è il sangue, era un po' il sugo. Comunque poi vi spiego. Sembra che prenda sempre da faccia, vabbè. Comunque, tanto posso andare a quella di ogni, mi hanno detto di ogni. Sono solo dei malvagi, invidiosi, hanno una cattiveria. All'India hanno una malignità superiore, anche qui al paese mio hanno una malignità brutta, ma sono degli invidiosi che non me ne dico, ma c'è una più amici, ho solo quella là, non c'è una sola, ogni tanto la vedo, non sempre, perché lavoro per lei, e insomma uso, questa non è nessuno, per me sono morti, ho detto, scusate questa parola, però per me sono morti, perché di ogni mi hanno fatto, anche qui a Greta, quello che avevo, mi hanno fatto di ogni, sono degli invidiosi, hanno di una malignità proprio assurda, perché fanno schifo. Fanno schifo, so che non dico questo, fanno schifo e praticamente per me hanno chiuso definitivamente. Ma non solo questi, tante altre persone che non dico, per me hanno chiuso definitivamente, mi hanno bloccato sinceramente. A queste che avevo le ho bloccate io stessi, mamma, padre, figli, tutti quanti ho bloccato sinceramente. Posso dire che per me fanno solamente schifo, anche parenti fanno schifo, soprattutto mi fanno schifo proprio, e niente, l'ho detto, ho subito un bullismo, mi avevano dei miei capelli, mi tiravano cose in faccia, mi davano alcuni schiaffi, mi nascondevano cose, mi dicevano di ogni colore, e io infatti un giorno che mi erano venuti mi presento lì, disse tutti i nomi e poi si iniziano a calmare, poi dopo insomma si calmano, poi hanno ripreso insomma io. Vabbè, per me non esistono questa gente qua, purtroppo così. Vabbè, so che questo video, so che questo vlog insomma è abbastanza lungo, però per me quando mi voglio sfumare sinceramente, so che questo vlog è molto lungo di me, avanti, anche se prendo molto per me lo stesso, se qualcosa devi tagliare la taglio sinceramente. E niente, ho fatto 30, una beva di nuovo, che ho sempre sete.
sempre, veramente la sera, anche la notte bevo, sinceramente, qualche volta bevo, spesso volentieri bevo anche la notte, poi mi bevo perché sinceramente a me l'acqua, per me è la cosa migliore al mondo, vabbè, ci vediamo dopo perché già sono altri, perché mi interessa parlando, vabbè, vado. Mi ecco qui, comunque qua c'è una canta che c'è, sì, sono, dentro, sotto l'unico, finalmente, tops, comunque qua c'è una canta che non la spengo, comunque, è andato, ho mangiato un po' di parmigiano, stop, poi non me ne più, la vorrei, una lucina, no, una lucina, un poco, comunque, prima di dormire, la spengo, perché sinceramente, cioè, guardatela, faccio vedere, eccola, guarda come, cioè, la vedete, eccola, cioè come fa parecchia fiamma, fa parecchia fiamma, c'è una ventola accesa, ce l'ho uno, e si sta bene. Lo dico. Comunque vi dico, allora, vi ho detto già che sono il sangue, no? E il suo, questo. Comunque, allora, non so se mercoledì o giovedì, mi ha appunto un insetto, non so se era il grillo o no, perché era una cosa piccola, era mia, però non so se era un grillo che sia. Fate un attimo vedere. Comunque stagione forse era un grillo. A perché mi riprende sempre penso faccia proprio. Comunque era un grillo forse. E qui, sopra, qui, questa parte qua. Tutto un altro cosa qua. Vabbè, insomma, e praticamente il giorno dopo uscì una bolla grande e mi bruciava, sembrava sbattere solito perché ho un colpo mi faceva così il dito, si metteva proprio e bruciava, ci mise in ghiaccio, io ho provato a fare poi vado per vedere se c'era qualcosa, niente, ieri ho visto che c'era, non so se era il liquido o se era polso, se era formato, o se era formato di liquido, polso, che non lo so, per me perché ho portato un po' tutto. E ho visto, non so se era polso o sinceramente liquido. Comunque io ci metto sempre piace, ci metto in letto. Poi ci mettiamo sempre una puntata. E ho detto, sai che c'è? Comunque ci mettiamo, allora, fin ieri, la stamattina avevo... la fazzolettina con lo scotch. Ok? C'avevo quella, con la fazzolettina con lo scotch. E poi oggi ci si mette una parte un po' di... vabbè, mi sono prima la pomata, poi l'atletica, so che tanto mi spara. E mi sono... questo, e lo metto prima qua sotto. Sembra che qui sia tagliato qualcosa, però... mettendo questo, cioè mettendo la pomata e così, la pomata mi passa, cioè non sento che c'è la bolla. Però se mi vede, insomma, qualcuno, mi dice, ma che ti sei fatta? Niente. Cioè, e perciò, insomma, ho messo questo. Ok, no, questo è cioccolato. Sì, cioccolata questa. Io pensavo che era qualcosa qui sotto. No, è qui sopra, qui sopra. E insomma questo. Io tra poco spingo la candela. Candela? Sì. Beh. Ops. E niente raga, non c'è niente qua. Raga, rieccomi. Allora, ancora accesa la candela, ho detto che spengo l'uovo. Io vado. Finisco qua il vlog. Spero che il vlog vi sia piaciuto perché ora vado a montare qui il fuoco per domani. E questo è. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto se vi è piaciuto il video, la tipologia e tutto quanto, lasciando un bel like e l'ultima cosa, attivate la campanellina così non vi perdete nessun video. Vabbè, ops, quindi raga, questo è, ora finisco, mi vado a montare questo vlog, penso che durerà moltissimo, vabbè, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.